Il limone, la cui patria è l'Asia, è stato utilizzato per scopi medicinali fin dall'antichità. Questo frutto, che fornisce incredibili benefici al nostro corpo se consumato regolarmente, guarisce molte malattie. Quali sono i benefici del limone? Quando e quanto dovrebbe essere consumato? Esaminiamo insieme. Puoi iscriverti al nostro canale gratuitamente senza andare ai vantaggi. Siamo qui con un nuovo video informativo ogni giorno. Quali sono i benefici del consumo di mezzo limone al giorno? Il limone purifica l'intero apparato digerente da tossine e batteri con i suoi effetti antiossidanti e antinfiammatori. I composti di allicina nel suo contenuto hanno proprietà letali contro tutti i microrganismi patogeni e parassiti nel sistema digestivo. La pectina, uno dei componenti principali del limone, è una fibra solubile. Questa fibra nutre i batteri benefici nell'intestino e ne aumenta il numero. Riduce il rischio di problemi digestivi come il gonfiore sostenendo la produzione di acido idraulico nel sistema digestivo. Inoltre il composto di esperidina e i flavonoidi nel limone prevengono la formazione della placca nei vasi e combattono l'infiammazione. Riduce soprattutto il rischio di formazione di colesterolo cattivo. Il potassio che contiene ha un effetto protettivo contro le malattie cardiache e i disturbi circolatori. D'altra parte, il limone è uno stimolante naturale per il fegato. È anche efficace nel purificare l'organismo dalle tossine che lo danneggiano. Pertanto, sostiene il fegato e ne previene l'usura. Allo stesso tempo, la pectina contenuta nel limone aiuta a bilanciare lo zucchero nel sangue e fornisce protezione contro gli squilibri di zucchero. Situata appena sotto la scorza di limone, la quercetina è fondamentale per regolare i livelli di glucosio. Inoltre, l'acido nitrico nel limone è efficace nell'utilizzare il tessuto adiposo del corpo per il metabolismo energetico. Con la sua funzione di rimozione delle tossine, aiuta il corpo a essere più in forma a lungo termine rimuovendo l'edema in eccesso tra il muscolo e il tessuto cutaneo. D'altra parte, oltre ad essere alcalino, il limone è anche molto importante per la salute delle ossa grazie al suo contenuto di vitamina C, magnesio e potassio. La vitamina C, nota anche come acido ascorbico, è essenziale per la produzione di collagene, che protegge le ossa e la cartilagine. Inoltre, l'alto contenuto di vitamina C nel limone svolge un ruolo vitale per il nostro sistema immunitario. Questa vitamina stimola la produzione di globuli bianchi. Un quarto di limone può soddisfare il 15% del fabbisogno giornaliero di vitamina C di una persona. Quindi quali sono i danni del limone? Innanzitutto il reflusso, che spesso provoca bruciore di stomaco e nausea, è innescato dal consumo di cibi acidi. Per questo motivo, le persone con problemi avanzati di acidità di stomaco dovrebbero fare attenzione prima di consumare il limone. Quindi quanto limone dovrebbe essere consumato? Gli esperti dicono che aggiungerlo a pasti, insalate, tè e acqua è incredibilmente benefico per il nostro corpo, specialmente durante i periodi in cui il nostro sistema immunitario è debole. L'utilizzo ideale per questi benefici è mezzo limone al giorno in varie zone di consumo. Alla luce di queste informazioni, puoi aggiungere il limone al tuo programma nutrizionale e beneficiare dei suoi benefici a lungo termine. Se ti piace il nostro video, non dimenticare di mettere mi piace e di iscriverti al nostro canale se non lo sei ancora. Stai bene, tieniti informato.